Grazie Jacopo, prendiamo nuovamente la linea qui da Penne, siamo all'esterno del COC, poco vicini al palazzetto dello sport, e come avrai potuto vedere qualche istante fa, grazie anche alle immagini di Gaetano Terio, sono arrivate le due ambulanze che si attendevano, sono parcheggiate all'interno di un supermercato che è alle nostre spalle. Io prego Gaetano Terio, se possibile, di inquadrare queste due ambulanze che si trovano alle nostre spalle. E si attende a questo punto solo l'arrivo dell'elicottero che dovrà trasferire i feriti, crediamo i bambini estratti vivi dalle macerie, trasferire questi feriti all'ospedale civile di Pescara. Le ambulanze sono arrivate già da qualche minuto, sono parcheggiate all'interno di questo piazzale di un supermercato qui che è al nostro fianco. Dunque si attende ancora l'arrivo. È chiaro che ci sono le cautele del caso proprio per le condizioni meteo che sono sicuramente difficili, perché anche qui c'è un leggerissimo nevischio, c'è anche un po' di foschia, dunque anche diciamo, la visibilità non è delle migliori, e dunque probabilmente l'elicottero impiegherà un po' più di tempo per atterrare. Tra l'altro parliamo ovviamente di un atterraggio di emergenza, perché è un atterraggio su una strada dove normalmente transitano delle auto, invece atterrerà questo elicottero della Capitaneria di Porto, che provvederà a trasportare Paolo. I feriti, come dicevamo, all'ospedale di Pescara. Sì. Facciamo un po' un leggerissimo riepilogo, giusto per chi magari non ci ha seguito fino a questo momento. Ricordiamo, sono stati estratti vivi tre bambini dall'hotel, dalle macerie dell'hotel Rigopiano, dovrebbero essere di due si conosce l'identità, Ludovica Parete, che dovrebbe ricongiungersi presto al padre Giampiero, che si era salvato in prima battuta dalla slavina che ha colpito l'hotel Rigopiano, si dovrebbe ricongiungere anche alla mamma Adriana e al fratellino Gianfilippo, che erano stati estratti vivi questa mattina, e l'altro bimbo dovrebbe essere Edoardo Di Carlo, i cui genitori però sono ancora intrappolati, Sebastiano e Nadia, sotto l'hotel Rigopiano. Per il momento non sappiamo l'identità del terzo bambino estratto, questo è solo per fare un piccolo riepilogo, ma solo per ricordare che sono stati tratti in salvo, che sono salvi e sono vivi ovviamente, e stanno per arrivare a Penne per poi essere trasportati in ospedale. Di nuovo a te. Sì, dunque confermate queste notizie che avevamo dato in precedenza, si sta ovviamente attendendo solo l'atterraggio di questo elicottero, dunque due nomi sono praticamente certi, sul terzo c'è qualche, ancora non c'è proprio la piena ufficialità, però si tratta di questi bambini estratti vivi salvati all'interno delle macerie dell'albergo di Rigopiano, e dunque se non andiamo errati i bambini che ufficialmente erano presenti all'interno di questa struttura sono stati tutti tratti in salvo, sono stati dunque salvati, estratti in vita dall'albergo Rigopiano, e questa è sicuramente una bella notizia, mentre proseguono ovviamente incessantemente le operazioni dei soccorritori nella zona dell'albergo di Rigopiano, dove, come ci diceva anche la senatrice Pezzopane, dove come ci diceva anche l'assessore del comune di Penne Gilberto Pretrucci, sta infuriando una bufera di neve, l'ennesima di questo periodo davvero incredibile a livello meteo, soprattutto nell'area vestina, e ci sono grossi problemi anche per la visibilità, che ovviamente in quella zona, proprio in presenza di bufere di neve, è spesso ridotta quasi a zero. Dunque condizioni davvero eccezionali per il lavoro di questi soccorritori, che non si stanno risparmiando e con grande professionalità, ne abbiamo ascoltati diversi nella giornata di oggi, stanno lavorando proprio per cercare fino all'ultimo, fino a quando ci sarà la speranza di cercare qualche persona ancora in vita. Io Jacopo ovviamente attendo da voi notizie se dobbiamo proseguire con questa diretta qui da Penne, perché è chiaro che si attende l'arrivo dell'elicottero, ma noi non sappiamo quando
arriverà questo elicottero. Qualcuno ci ha detto che è questione davvero di pochissimi istanti, e dunque vediamo un po' di movimento. Proprio in questo istante dunque potrebbe essere vicino l'arrivo dell'elicottero. Chiediamo dunque probabilmente di temporeggiare ancora sì, un peraltro, po', Paolo, vediamo perdonami. Un attimo di spostarci qui sì. Perché Non è neanche facile, non sono neanche semplici ovviamente i movimenti per chi deve raccontare questi minuti, che sono comunque concitati e ricchi anche di emozione, perché stanno arrivando tre bambini tratti in salvo, anche se c'è ancora tanta angoscia per chi è rimasto sotto le macerie Jacopo. Dell'hotel Rigopiano 5, abbiamo sentito il sottosegretario della giunta regionale Mario Mazzocca, 5 ancora da estrarre e che si presume. Sì, Paolo, da te. Non c'è audio, però vediamo. Vediamo l'arrivo nel mezzo della capitaneria di porto. Andiamo a braccio perché non sentiamo al microfono Paolo Renzetti, e dunque vediamo, la viviamo live questi secondi davvero molto emozionanti, però come dicevamo anche prima c'è ancora tanta angoscia da parte dei familiari, delle persone vicine a chi ancora è intrappolato sotto l'hotel Rigopiano, travolto da una slavina, e ripetiamo anche che c'è stata la possibilità di trarre in salvo queste 5 persone per il momento attraverso un cunicolo scavato nel ghiaccio, che ha permesso la riemersione di queste persone. Ovviamente c'è gioia e disperazione tra i parenti, esultano quelli e i familiari delle persone salvate. Contestazione all'ospedale di Pescara per chi è ancora sotto. Paolo, a te. Jacopo, adesso mi ascolti? Sì. Mi ascolti, Jacopo? Sì, assolutamente. Perfetto, perfetto. Sì, no. Allora abbiamo ristabilito anche il collegamento audio qui con Penne. Sta atterrando l'elicottero, lo abbiamo visto prima, che sentirete forse, credo, in sottofondo anche il rumore delle pale dell'elicottero che sta atterrando proprio in questo istante qui di fronte alla nostra postazione. Voi ovviamente non lo vedete perché c'è la struttura del supermercato che per il momento ovviamente copre la zona, la visuale di dove sta atterrando l'elicottero, però se ora riusciremo a spostarci di qualche metro all'indietro potremo vedere un attimo, se è possibile, questo elicottero che sta atterrando proprio in quest'istante. Vediamo un attimo, perché eccolo qui, vediamo proprio dietro la struttura del supermercato, vediamo se Gaetano Terio riesce ad inquadrarlo, forse vedete le luci dell'elicottero lo vediamo, che sta atterrando Paolo. Proprio in quest'istante, con condizioni davvero difficili per l'atterraggio di un elicottero. Pensate, dopo le 20 di sera, al buio, su una strada tra l'altra di neve e di ghiaccio. Ecco l'elicottero che sta atterrando proprio in quest'istante, lo abbiamo di fronte alla nostra postazione, dunque possiamo seguire in diretta senza parlare, senza aggiungere altre, sì, quello che sta accadendo proprio in questi secondi con l'atterraggio del mezzo qui che ovviamente su cui verranno caricati i feriti, che poi verranno trasportati all'ospedale di Pescara.
Jacopo? Sì, Paolo. Sì, forse come avrete potuto vedere anche i nostri telespettatori, ci sono problemi per l'atterraggio dell'elicottero. Sì. Ci sì. sono problemi e dunque il pilota sta cercando la zona migliore per poter atterrare, perché è davvero molto molto difficile. Davvero molto molto difficile. Vediamo, c'è questo nuovo tentativo, potrebbe essere la volta giusta affinché l'elicottero possa atterrare qui sulla strada che si trova alle spalle del Palasport di Penne. Probabilmente ora le condizioni sono migliori, è stata trovata una traiettoria e l'elicottero sta atterrando proprio in questo istante. È atterrato, dunque si provvederà ora a caricare i feriti dalle ambulanze all'elicottero, feriti che verranno trasportati all'ospedale di Pescara. Possiamo seguire un attimo le fasi di questo trasferimento dei feriti sull'elicottero. Ovviamente non ci è permesso avvicinarci oltremodo, però visto che Gaetano Terreo è riuscito in un certo senso a superare un po' i controlli, vediamo che si è portato proprio davanti a noi per poter riprendere queste operazioni, queste immagini davvero eccezionali che vi proponiamo in diretta da Penne, dal Palasport di Penne. Anche se sono, ecco, le vediamo, le seguiamo in diretta ovviamente. Il mezzo della Guardia Costiera che dunque dovrebbe riporta i superstiti dell'hotel Rigopiano, pronti ad essere trasportati all'ospedale di Pescara. Lo ricordiamo, ci sono ancora altre 5 persone individuate e che si cercherà, l'avete sentito anche da tutti i protagonisti, si cercherà continuando a lavorare in situazioni estreme, quasi proibitive, si cercherà di estrarre quella che è una trappola davvero dalla slavina che praticamente si è abbattuta sull'hotel Rigopiano e che ha intrappolato tante persone. Avete sentito prima anche il primario della rianimazione di Pescara dire si sono salvati perché avevano indosso abiti pesanti e dunque non sono andati incontro ad una seria ipotermia. Seguiamo queste immagini, noi ovviamente andiamo avanti con la nostra diretta perché sono immagini assolutamente esclusive di una bella notizia rispetto comunque ad una più generale della slavina che ha colpito l'hotel Rigopiano, comunque una molto triste, però queste sono altre 3 buone notizie che si sommano alle 2 di questa mattina con la riemersione, il salvataggio di Adriana Parete e del figlio Gianfilippo e adesso dovrebbe arrivare davvero a minuti anche Ludovica Parete, figlia di Giampiero, che è stato colui che ha lanciato l'allarme, uno dei primissimi superstiti scampato in maniera fortunosa a questa slavina, questa slavina che ha colpito l'hotel Rigopiano. Paolo, torno da te per seguire insomma in diretta queste operazioni. Sì, come potrai vedere ovviamente l'elicottero è riuscito ad atterrare poi alla fine non sulla strada perché era praticamente impossibile, è atterrato su un terreno qui alle nostre spalle, un terreno completamente innevato, dunque ancora maggiori problemi per trasferire i feriti dalle ambulanze all'elicottero, si sta cercando di capire come fare, tant'è vero che i feriti sono ancora all'interno delle ambulanze e quando capirà bene che cosa si deve fare, qual è sarà il modo migliore per non far prendere freddo tra l'altro a questi bambini che sono stati per oltre 2 giorni in mezzo alla neve in condizioni davvero incredibili. Queste intanto sono le immagini di questa mattina dell'albergo di Rigopiano, dicevo
Quelle che stiamo vedendo sono immagini di questa mattina. Adesso tra un po' torneremo, perché ovviamente Gaetano Tereo, che ringraziamo insieme a te Paolo, a Stefano Recanati, a tutta la struttura che sta seguendo istante per istante questo arrivo. Peraltro non sappiamo, ci giungono notizie che nel gruppo dei tre ci dovrebbe essere anche Roberto Del Rosso, proprietario del resort, ma ovviamente la diamo così, sono notizie ancora da confermare, non sappiamo se è così, avremo magari l'opportunità di verificarlo a istanti. Queste sono le immagini dei vigili del fuoco di questa mattina, eccola qua Adriana Parete che viene tratta in salvo, e queste sono immagini in diretta. Torniamo da te Paolo. Sì, grazie. Allora, come detto, si sta aspettando di caricare su delle barelle diciamo particolari, di caricare i feriti dalle ambulanze fino all'elicottero per poi trasferirli all'ospedale di Pescara. Io però, Jacopo, sento in sottofondo un fastidioso rumore, non so se tu mi ascolti. Sì, io ti ascolto molto bene. Ah, perfetto, allora forse sono delle voci in sottofondo. Dicevo, sono scesi gli operatori del 118 della Capitaneria di Porto dall'elicottero, e ora tra poco verranno fatti scendere con le barelle i feriti dalle ambulanze per farli salire sull'elicottero. Siamo ovviamente, come possono vedere i nostri telespettatori, in diretta qui da Penne, siamo all'esterno del COC, del Palazzetto dello Sport, da dove si stanno coordinando i soccorsi. Sono le 20:34 minuti, dunque un orario sicuramente non facile per un'operazione del genere, ma bisogna dire che i soccorsi stanno lavorando senza sosta da quasi 60 ore, da oltre 50 ore comunque, per riuscire fare il maggior numero possibile di persone rimaste tante ore sotto la neve in quel che resta, lo ripetiamo, dell'albergo di Rigopiano. Peraltro, si sono, peraltro c'è un'agenzia, sì, di qualche minuto fa, delle 20:32, che riporta le parole di Adriana Parete, salvata, tratta in salvo proprio questa mattina, che ai soccorritori che l'hanno estratta dalle macerie insieme al figlio Gianfilippo ha detto: non ci credevamo più, non ci speravamo più. Queste sono le parole pronunciate da Adriana Parete poco dopo il salvataggio del figlio, nelle immagini che vi abbiamo mostrato poco fa dei vigili del fuoco. Noi ovviamente prendiamo del tempo in attesa che queste sono ancora immagini in diretta, lo ripetiamo, in diretta e in esclusiva da Penne. Paolo, torniamo da te per l'arrivo dei tre superstiti. Due li sappiamo praticamente con certezza: Ludovica Parete, figlia di Giampiero e Adriana, salvata questa mattina, e sorella di Gianfilippo. L'altro bambino è Edoardo Di Carlo, dovrebbe essere Edoardo Di Carlo, figlio di Sebastiano e Nadia, che però ad ora sono ancora intrappolati sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Bisogna vedere la terza, l'identità della terza persona. Torniamo ancora da te, anche se vedo chiaramente sono minuti istanti più che minuti concitati, perché c'è emozione mista ovviamente anche alla preoccupazione per chi invece è ancora ostaggio di questo dell'hotel Rigopiano. Ti ridò la linea Paolo, dicendoti, ricordando anche che oggi i familiari delle persone ancora che si trovano sotto le macerie hanno protestato contro durante la conferenza stampa della ASL di Pescara. Torniamo da te Paolo per seguire questi istanti, davvero molto emozionanti.
Sì, si sta ancora attendendo prima di caricare i feriti sull'elicottero. Ovviamente c'è anche da fare i conti con il vento e lo spostamento d'aria che si sta creando con le eliche, le pale dell'elicottero, e dunque anche questo è un problema ulteriore, perché quest'aria artificiale che viene creata proprio dal movimento delle pale dell'elicottero alza tra l'altro anche della neve dal terreno, quindi problemi su problemi, difficoltà su difficoltà nel tentativo comunque cercare di far prendere meno freddo possibile ovviamente a questi feriti. Tra l'altro, lo dicevamo prima, l'elicottero non è riuscito ad atterrare sulla strada e dunque è atterrato su un terreno qui a pochi metri, e dunque le ambulanze ovviamente non possono arrivare su questo terreno che è tra l'altro completamente ricoperto da almeno 30-40 cm di neve. Dunque si sta provvedendo a far avvicinare lentamente le due ambulanze per poi far uscire queste lettighe, queste barelle, e trasferire i feriti sull'elicottero, su questo elicottero della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera di Pescara. Gli unici mezzi questi in grado, parliamo di elicotteri ovviamente, in grado di volare la notte, perché dotati di un particolare sistema tecnologico che permette proprio con le luci il volo nelle ore notturne. Ecco, si è spostata la prima ambulanza, non so se Jacopo da studio, io sono un po' lontano da Gaetano Terreo, il collega stia inquadrando lo spostamento dell'ambulanza. La prima ambulanza si è avvicinata proprio, diciamo, in linea d'aria al terreno dove si trova l'elicottero, dunque tra qualche istante crediamo che verrà fatto uscire il ferito. Non sappiamo se, essendo tre persone, se ovviamente in quale delle due ambulanze ci sono due, invece una. Ecco, si apre il portellone dell'ambulanza, dunque sta uscendo la prima lettiga. Ecco qui una barella ricoperta ovviamente di coperte, ma soprattutto di un tessuto che permette ovviamente di non far prendere freddo alla persona che si trova su questa barella, al bambino che si trova su questa barella, e ora viene trasportato verso l'elicottero. Non so, Jacopo, se riuscite dalle immagini a vedere questo trasporto, il trasporto di questa barella verso l'elicottero. Ecco qui i soccorritori si stanno avvicinando, stanno portando la barella proprio verso l'elicottero, e viene dunque caricato il primo ferito sull'elicottero della Capitaneria di Porto. Ora tra qualche istante ci sarà l'altro ferito, gli altri due feriti che verranno a loro volta fatti uscire dall'ambulanza e caricati sull'elicottero che si trova proprio di fronte alla nostra postazione. Ecco, viene fatto avvicinare anche questo secondo mezzo della Croce Rossa. La prima è un'ambulanza della Misericordia, e questa seconda ambulanza che si sta avvicinando proprio in quest'istante è l'ambulanza della Croce Rossa Italiana, dove si trova perlomeno un ferito, se non due, da quello che siamo riusciti a sapere. Dunque vediamo un attimo che viene fatta uscire anche la seconda lettiga qui dall'ambulanza, mentre c'è la manovra qui dei mezzi che forse per qualche attimo hanno ostruito la nostra visuale. Ecco, sta uscendo l'altro ferito dall'ambulanza, dunque ovviamente sono manovre molto delicate, manovre molto difficili. Ovviamente non si può sbagliare assolutamente nulla, perché si lavora, certo, in condizioni di grande difficoltà proprio per la presenza ovviamente, come potrei capire, con una temperatura sotto lo zero già da qualche ora, con la presenza anche di ghiaccio sulla strada dove ci troviamo, e quindi ovviamente anche in questo caso bisogna adottare tutte le cautele del caso per far sì che possa filare tutto per il
per il verso giusto. Si temporeggia ancora per far uscire questa barella dall'ambulanza, ma le operazioni fino ad ora sono andate avanti, diciamo, sicuramente senza grossi problemi, considerando invece i problemi che ci sono stati per far atterrare l'elicottero non sulla strada dove non è stato possibile, bensì su un terreno circostante. Sono le 20 e 43 minuti, dunque siamo sempre in diretta da Penne, dall'esterno del COC, del Palasport, della cittadina Vestina, da dove si stanno coordinando i soccorsi presso l'hotel di Rigopiano di Farindola. Ecco, si apre lo sportellone, il portellone dell'ambulanza, e dunque tra poco dovrebbe uscire un'altra barella. Ovviamente si sta predisponendo il tutto perché bisogna assolutamente ridurre al minimo anche il tempo di trasferimento dall'ambulanza all'elicottero, come dicevamo, perché le temperature sono bassissime. Ricordiamo, anche Paolo, se ovviamente i feriti sono ricordiamo qual è il percorso che dovranno fare queste ambulanze da Penne per arrivare all'ospedale di Pescara, che non è proprio dietro l'angolo, ecco, per intenderci. C'è un po' di strada comunque ancora da fare. È l'elicottero che porterà. Ok. Sì, certo. No, è l'elicottero che porterà i feriti all'ospedale di Pescara. Quindi le ambulanze hanno dovuto percorrere una strada tutt'altro che agevole, proprio da Rigopiano, da dove si trova l'albergo, fino qui a Penne, una strada che è ovviamente completamente ghiacciata, completamente piena di neve in diverse zone. Lo abbiamo detto anche nel corso dei precedenti collegamenti, in alcune zone la neve dalle parti ha raggiunto anche i 4-5 metri, dunque condizioni davvero incredibili, eccezionali per l'arrivo di queste ambulanze proprio qui a Penne, dove si sta provvedendo al trasferimento dei feriti dalle ambulanze stesse all'elicottero. Paolo, c'è la possibilità di... Attendiamo ancora qualche attimo perché credo... Ecco, vediamo, queste sono alcune immagini dei superstiti che stanno per salire, un superstite che sta per salire sull'elicottero. Lasciamo anche le immagini live, ovviamente, perché non vogliamo perderci nemmeno un istante. Chiaramente è difficilissimo capire di chi si tratta, però noi ve le mostriamo. Così come arrivano da Penne, ecco l'elicottero della Guardia Costiera che tra un po' si rialzerà in volo per raggiungere l'ospedale di Pescara. Davvero operazioni complicate perché vedete, adesso la strada è semi illuminata, anzi più scura che illuminata, e provate ad immaginare lavorare in queste condizioni per i soccorritori. Non è assolutamente semplice. C'è la possibilità, Paolo, di avere delle conferme sui tre superstiti, voglio dire, due praticamente li sappiamo, si tratta di Ludovica Parete e il piccolo Edoardo Di Carlo, e poi se c'è la possibilità anche di riuscire a capire di chi si tratta. Ecco, intanto Jacopo. Sì. Ecco, intanto Jacopo sta uscendo l'altra barella qui dall'ambulanza e viene trasferita, lo vedete, verso l'elicottero. Dunque anche in questo caso c'è questo trasferimento. Per quello che siamo riusciti noi a vedere, Jacopo, io credo, chiedo anche a Stefano Recanati, dovrebbero essere però due le persone caricate sull'elicottero. Guarda, a me sono sembrato
arrivate tre. Speriamo siano tre veramente come ci hanno detto poc'anzi. Speriamo bene. Dai. Speriamo siano tre, come dice giustamente Stefano Recanati. Dunque stanno caricando l'ultimo ferito, l'ultimo bambino ferito, per quello che siamo riusciti a sapere. Quindi tra poco, una volta ultimato il trasferimento, è stato ultimato proprio in questo istante il trasferimento dell'ultimo ferito sull'elicottero. L'elicottero dovrebbe immediatamente partire qui dal COC di Penne, dalla zona antistante il COC di Penne, verso l'ospedale di Pescara. Sta partendo proprio in questo istante l'elicottero. Dunque sono stati caricati i feriti sull'elicottero della Guardia Costiera, elicottero che, come vedrete, state vedendo dalle immagini, si sta alzando in direzione di Pescara per raggiungere l'ospedale. Allora, civile. Paolo, noi lo seguiamo Pescara, fino a che non lo vedremo più, che si allontanerà in lontananza. Le seguiamo queste immagini fino a che ovviamente non si sarà alzato completamente in volo l'elicottero della Guardia Costiera con i tre sopravvissuti della valanga sull'hotel Rigopiano. Momenti emozionanti, immagino, lì, ma possiamo garantire anche in questo momento nella nostra redazione, perché davvero sono attimi di grande concitazione. Però queste sono tre buone notizie che si alzano in volo e raggiungono l'ospedale di Pescara. Immagino, Paolo, che l'emozione, la commozione per chi in questo caso ce l'ha fatta, ovviamente mai separata dalla preoccupazione per chi è ancora intrappolato, sia palpabile lì. Sì, è vero Jacopo, noi ci stiamo spostando tra l'altro dalla zona a ridosso del terreno dove è atterrato l'elicottero, nel parcheggio qui del supermercato, proprio a beneficio anche di luce per poter chiudere questo lungo collegamento, ma direi sicuramente emozionante, perché abbiamo raccontato istante dopo istante i minuti che hanno preceduto l'arrivo delle ambulanze, l'arrivo dell'elicottero, per poter vedere proprio il trasferimento di questi feriti proprio dalle ambulanze scese da Rigopiano di Farindola qui a Penne, feriti che poi sono stati caricati sull'elicottero un minuto e mezzo fa elicottero che si è alzato in volo in direzione di Pescara proprio per portare questi feriti all'ospedale civile Santo Spirito. Dunque una bella notizia oggi con il salvataggio, il ritrovamento in vita di diversi superstiti dall'albergo di Rigopiano. È arrivata purtroppo qualche altra brutta notizia, perché sono stati resi noti i nomi di altre due persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. L'augurio è che anche nelle prossime ore, nei prossimi minuti, possano i soccorritori trovare in vita altri superstiti dai ruderi, da quello che resta dell'albergo di Rigopiano. Sono le 20:50 minuti, dunque possiamo chiudere, Paolo, qui questa lunghissima diretta che abbiamo iniziato alle 19. Sì. Ti chiedo solo un ultimissimo, se riusciamo, sforzo di magari avvicinare qualche soccorritore, se riesce a dirci qualcosa in più, se riusciamo. Se possiamo avvicinare. Chiaramente è un ulteriore sforzo, Paolo, che chiediamo, ringraziandoti ovviamente, perché tu, Stefano Recanati e Gaetano Tereo con le sue immagini, insomma, ci avete comunque abbiamo vissuto dei momenti molto, molto belli, ecco, verrebbe da dire in maniera ridondante emozionanti, ma è difficile anche trovare un aggettivo differente rispetto a questo per una tragedia che rimane in molta parte tale. Poi ci sono quelle sacche di speranza rappresentate dai ritrovamenti e dai salvataggi di questa mattina e di questo pomeriggio. Ovviamente noi rimaniamo in diretta con Penne. Paolo, sì. Sì,
Sì, Jacopo, abbiamo cercato di avvicinare qualche soccorritore con Stefano Recanati, ma purtroppo ci hanno detto che non sono autorizzati a parlare, a rilasciare dichiarazioni, ma neanche in maniera indiretta, quindi ovviamente capiamo il momento anche di grosso lavoro dei sanitari che si trovano qui alle nostre spalle, però la buona notizia è che comunque questi feriti sono stati caricati sull'elicottero e trasferiti all'ospedale civile di Pescara. Dicevo, possiamo chiudere qui questa lunghissima diretta che avevamo iniziato per quanto riguarda questa sera alle 19 con l'inizio della seconda edizione del TG6. Io ringrazio ovviamente Gaetano Tereo e Stefano Recanati per la collaborazione, e da Penne posso, se non ci sono ulteriori domande, posso definitivamente restituire la linea a te, Jacopo. Buona serata. Grazie davvero al lavoro del nostro encomiabile, del nostro Paolo Renzetti, così come encomiabile il lavoro di Gaetano Tereo per le immagini di Stefano Recanati. Ci hanno fatto vivere questi momenti davvero molto emozionanti, e con cui chiudiamo questa edizione amplissima del nostro telegiornale, della nostra seconda edizione. Il telegiornale torna questa sera alle 23 e poi domani alle ore 14. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi auguro la più cordiale buona serata.